Importanti novità arrivano dall'audizione che si è tenuta ieri a Roma tra la Commissione parlamentare antimafia, presieduta dall'onorevole Rosy Bindi, e il ministro dell'Interno Marco Minniti. Tra i tanti temi discussi nella riunione, dalla questione Totolina alla lotta alle mafie, particolare attenzione è stata dedicata alla criminalità pugliese e nello specifico a quella in Capitanata, con riferimento alla preoccupante situazione di San Severo, dove proprio nella giornata di ieri si è verificata l'ennesima sparatoria in strada. In questi mesi abbiamo avuto una particolare attenzione, un particolare ingrandimento per quanto riguarda il comune di San Severo, sul quale abbiamo fatto importanti investimenti in campo di sicurezza e sul quale intendiamo farne ancora. Con la valutazione su questo, insomma, dal mio punto di vista penso che si possa arrivare al concepimento di una decisione che riguarda la costituzione lì, diciamo, di un reparto prevenzione crimine che abbia sede per la provincia di Foggia a San Severo. Un reparto prevenzione crimine ad hoc per quanto riguarda la provincia di Foggia con sede a San Severo, per testimoniare il massimo di impegno da parte delle istituzioni statuali. L'istituzione di un reparto prevenzione crimine ad hoc per la provincia di Foggia con sede a San Severo, dunque, è quanto lo Stato intende attuare con priorità assoluta in tempi brevi. Ci sarà ancora da attendere invece per le altre richieste dai responsabili delle istituzioni locali, l'istituzione cioè della Corte d'Appello presso il Tribunale di Foggia e di una sezione della Direzione Investigativa Antimafia in Capitanata. È stato avanzato in altre circostanze l'ipotesi di avere un centro DIA che venisse invece costituito in provincia di Foggia e la valutazione che ho fatto io, ma insomma naturalmente come tutte le valutazioni sono sempre discutibili, che in questo momento l'elemento più importante è quello del controllo del territorio e quindi investire di più sul reparto prevenzione crimine. Naturalmente su questo è una valutazione che ha fatto il Ministero e il Ministro dell'Interno, su questo naturalmente è chiaro che ci può essere una discussione, ma è stata mia premura condividere anche con i rappresentanti del territorio perché mi sembrava giusto tenere un rapporto che fosse significativamente il rapporto con coloro che sono impegnati a rappresentare con i poteri locali di quella realtà.